C'era una volta l'Italia che correva, e l'Italia che correva negli anni 60, negli anni 70 era la capitale mondiale del design. Attualmente il nostro paese ha bisogno di tornare a correre e, a nostro avviso, valorizzare il paese, valorizzare l'Italia lo possiamo fare soltanto valorizzando il design. La scuola di design dell'Università di Firenze nasce negli anni 60 insieme ai primi anni della Facoltà d'Architettura. È stata fondata da quelli che sono stati i nostri maestri, ai quali siamo stati molto affezionati, in particolare Giovanni Klaus Koenig, Pierluigi Spadolini e Roberto Segoni. Io in particolare ho lavorato con Roberto Segoni negli anni nei quali abbiamo collaborato a fondare i primi corsi di design della facoltà. E subito, immediatamente, si è avuto un grandissimo successo, perché questo discorso del disegno industriale a Firenze ha avuto sempre una sua tradizione. In effetti siamo la seconda scuola di design italiana dopo Milano, che evidentemente è la casa madre, diciamo, di questa nostra disciplina. Ebbene, proprio negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, siamo riusciti a creare questa struttura piuttosto importante nel nostro territorio, che è appunto la facoltà, diciamo, del design di Calenzano, che io la chiamo la facoltà perché praticamente un edificio che rappresenta, che è grande direi come una facoltà, anche se poi le facoltà non si sono realizzate perché oggi si sono costituiti soltanto delle scuole d'architettura, delle scuole e dei dipartimenti. Con la morte purtroppo del mio amico e collega Roberto Segoni, io praticamente ho ereditato. Ero l'unico professore perché non c'era più né Spadolini né Koenig, la scuola di design. E a questo punto abbiamo avuto una grandissima partecipazione di allievi, abbiamo avuto addirittura 2000 persone che si volevano iscrivere al corso di laurea in disegno industriale. Mi rivolsi allora al sindaco Giuseppe Carovani e al presidente della provincia di quel tempo, che era Michele Gesualdi, che io avevo conosciuto ai tempi di Don Milani e quindi dell'Azione Cattolica. E devo dire che subito entrambi mi dettero subito molta attenzione, e in particolare Gesualdi si entusiasmò all'idea di un corso di laurea universitario in disegno industriale, ricordando che proprio Don Lorenzo Milani voleva aprire a Calenzano, dove lui era il parroco di San Donato, una scuola per il disegno meccanico, ovvero per trasformare i giovani bambini dei contadini della zona in operai per la grande zona industriale della Piana intorno a Firenze. Dopo quei primi anni pionieristici, direi, abbiamo a questo punto ottenuto la possibilità di creare uno spazio, un grande spazio proprio per il disegno industriale, e quindi un edificio, un complesso, un organismo direi piuttosto importante, che abbiamo creato e a Calenzano progettato, realizzato con l'aiuto appunto di tanti colleghi progettisti, con l'aiuto del comune, in quel caso del sindaco Alessio Biagioli, che era subentrato al sindaco Carovani e che ne ha colto l'eredità e ha continuato a realizzare questa importante struttura. Ed ecco che finalmente, pochi anni fa ormai praticamente, abbiamo inaugurato questa sezione, proprio questa grande sezione del design dell'Università di Firenze a Calenzano, dove si è localizzata e dove ha potuto creare subito un contesto di partecipazione sia industriale che culturale all'interno di quella che è veramente ritenuta la grande area industriale di Firenze. Quindi direi una storia molto importante, è la storia dell'Italia che correva, ecco, devo dire l'Italia che correva negli anni 60 e un'Italia che purtroppo oggi corre meno. Il progetto. Cos'è il progetto? Il progetto è il progetto: per insegnare a progettare bisogna progettare, per imparare a disegnare bisogna
disegnare e progettare. Quindi voglio dire, il design non è una nozione da imparare, ma è una facoltà da sviluppare, è un talento da sviluppare. La creatività non è una questione teorica. Il Koenig, il nostro professore, scherzava dicendo: per la settimana prossima portatemi a memoria 10 pagine di creatività. E noi si rideva, perché come si fa a studiare la creatività? La creatività si esprime attraverso il lavoro collettivo, insieme ai professori, insieme agli studenti, come hanno fatto le scuole di design più importanti del mondo, il Bauhaus, la scuola di Ulm e la grande scuola della tradizione del Rinascimento.